si continua a giocare con la palla sui piedi di Dunga, scavalcato a Lore, c'è Baggio, Baggio per Buso, il tiro e il gol, e la Fiorentina in vantaggio, è il 32esimo minuto, azione in contropiede da Manuale dei Viola, si scatena Buso, raccoglie l'entusiasmo della curva interamente occupata dai tifosi della Fiorentina. Gran gol di Buso, geniale l'appoggio di Baggio, ma grande anche l'apertura di Dunga, esemplare la Fiorentina, ha colpito il Sochaux. Baggio, ecco che arriva Buso, il tiro di sinistro e la palla nel sacco. La Fiorentina in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica. 32esimo minuto. Abbiamo rivisto ancora. La dà Henry. Ora vedremo. Calcio d'angolo per il Sochaux. Rivediamo. Plastica la rovesciata di Ladà. È provvidenziale la deviazione di schiena di Volpecina. Era un tiro che sembrava ben indirizzato. Ancora angolo per il Sochaux. Tutto ok, dice Landucci all'arbitro. È Tomà che esercita il sinistro. Attenzione a Lore, c'è il pareggio del Sochaux. Ha segnato Lore. È il 35esimo minuto. Botta e risposta tra Fiorentina e Sochaux. Troppo spazio a Lore, rivediamo. Buon colpo di testa che libera Lore, la battuta di volo in anticipo su Buso che era in copertura, e palla nel sacco. Niente da fare per Landucci. D'altra angolazione, una deviazione aerea che spiazza la difesa viola, è coperto Landucci da due giocatori e c'è il pareggio al gol di Buso segnato al 32esimo.